Giovani esploratori della mente, io vi do il benvenuto in questo nuovo video. Come avrai sicuramente capito dal titolo, oggi vediamo i 4 consigli per migliorare le tue relazioni sentimentali. O la tua situazione sentimentale, dipende. Malandrini. Perciò mettiti comoda o mettiti comodo, allaccia la cintura e parti con me anche quest'oggi per questa splendida avventura nella mente umana. Oh, le relazioni sentimentali, che dramma! Oggi abbiamo a che fare col nostro piccolo, tenero e fragile cuoricino. Ma andiamo direttamente alla nostra famosissima premessa di base. Cosa sono le relazioni amorose o cosa sono le relazioni in generale? Lo so benissimo che lo sai di già, ma permettimi di fare una piccola intro. Le relazioni sociali principalmente sono come quei legami che si vengono a sviluppare tra tutte le persone. Non mi dilungherò per niente in ambito filosofico, ma quello su cui mi volevo soffermare sono le aspettative sociali, ovvero che dal momento in cui entriamo in una determinata relazione si creano implicitamente delle aspettative reciproche. Anche se stai parlando con uno sconosciuto, ad esempio, ci sono delle aspettative, ovvero magari che ognuno mantenga i propri spazi, ci sia comunque una sorta di diffidenza latente perché in fondo non so chi sei, o magari che non ti avvicini troppo perché per l'appunto per lo stesso motivo non so chi sei, non ti conosco. Nelle relazioni con gli amici invece è ancora più evidente, ad esempio una credenza comune o comunque un'aspettativa comune è quella che gli amici sono nel momento del bisogno, perciò se io avrò bisogno di te, io mi aspetto da te che tu ci sarai. Giusto? Sbagliato? Lo lascio decidere a voi. So sicuramente che un mondo senza aspettative è abbastanza irrealistico, fino ad arrivare alle famose relazioni sentimentali. Una relazione sentimentale si distingue dalle altre in quanto tipicamente maggiore e intensa, con delle aspettative anche maggiori delle altre. Perciò molto interessante la cosa che più si alza l'intensità o comunque la posta in gioco, le sensazioni, le emozioni, più al tempo stesso aumentano anche le aspettative reciproche. Questo ovviamente nella maggioranza dei casi, magari non in tutti. Specialmente se hai una relazione monogama, il primo comandamento è non avrai altro partner all'infuori di me. E questo è un chiaro esempio di aspettativa di non essere tradito. Perciò a questo punto ti invito a pensare e a riflettere su cosa sono le relazioni sentimentali per te. Questo piccolo esercizietto ti potrebbe far capire, prendere consapevolezza di tantissime cose che ad esempio tu ricerchi in una determinata relazione. Cosa per te è importante? Cosa per te è off limits? E perché no, magari anche cosa tu stai cercando in un partner. Per quanto mi riguarda, da una relazione sentimentale io mi aspetto supporto, ad esempio nel raggiungimento dei miei obiettivi, in quanto per me il valore dell'autorealizzazione è un valore estremamente forte. Perciò quella che voglio avere accanto è una persona che mi dia supporto e che al posto di ostacolare, ad esempio, i miei obiettivi con pretese e tutto il resto, mi accompagni anche nel mio viaggio. Ovviamente, come lei sta al mio fianco, io sto al suo. Un altro esempio è che per quanto mi riguarda, in me è molto forte il valore dell'indipendenza. Perciò anche se stiamo insieme ci deve essere una forte componente anche personale, ognuno non deve rinunciare ai suoi spazi, anche se ovviamente stiamo costruendo qualcosa insieme. Insomma, questi erano degli esempi che sperano ti servano da bussola comunque che ti permette di orientarti e ricercare i tuoi valori all'interno di una relazione sentimentale. Ti accorgerai che questi consigli che approfondirai pian piano nel corso del video risentiranno molto in realtà dei miei valori presenti all'interno di una relazione sentimentale. Perciò spero che possano essere di grande aiuto per te tanto quanto lo sono stati per me. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere i 4 consigli per migliorare le tue relazioni sentimentali. Numero 1. Non smettere mai di perseguire i tuoi obiettivi. Questo non è un inno alla determinazione o comunque non mollare, bisogna perseverare e tutto il resto. Ma sai sicuramente meglio di me quanto è alto il numero di persone che smettono di perseguire i propri obiettivi o i propri sogni soltanto perché incontrano l'amore. Ovviamente sto un po' banalizzando, non è solo quello, è un insieme di tantissimi altri fattori, me ne rendo conto. Per questo allora la forza di questo consiglio è ancora più grande, perché per quanto bella possa essere la relazione che tu stai costruendo, mi raccomando, non smettere di perseguire i tuoi sogni e i tuoi obiettivi. Ripeto, non è solo un avviso al non mollare mai perché vali tanto e tutto il resto, è che già in un altro video ho parlato del tema del sacrificio per l'altro, della rinuncia per l'altro. Tutto questo col passare del tempo costituisce un grande peso, un grande fardello che diventa sempre più grande. Fino a che poi, come se fosse da un giorno all'altro, ci ritroviamo in delle vite che non vogliamo, in delle situazioni che non vogliamo, che non abbiamo deciso e ce la rifacciamo col mondo semplicemente per le scelte che abbiamo fatto.
Bene, è meglio prendere prima consapevolezza delle conseguenze delle nostre scelte e non rinunciare ai nostri obiettivi per qualcun altro. Perché sono sicuro che se quella è la persona giusta che fa per te, lei concorderà con me su questo punto. Chi, volendo il tuo amore o la tua realizzazione, preferirebbe che tu rinunciassi ai tuoi obiettivi per quella persona stessa? Più che altro dovrebbe dirti: cavolo, voglio essere lì con te quando li raggiungerai. Consiglio numero 2: sposta il tuo locus of control da esterno a interno. Se non hai visto il video sul locus of control, ti invito ad andare subito a vedere prima il video. Se hai un locus of control di tipo esterno, sarà molto probabile che tenderai a proiettare sull'altra persona le tue frustrazioni e i tuoi risentimenti, ad esempio per dei fallimenti che hai appena ricevuto, degli errori che hai appena commesso. Cercherai di non assumerti le tue responsabilità. Ti sembrerà di vivere in balia degli eventi. Mentre se deciderai di spostare il tuo locus of control da esterno a interno, cercherai di assumerti maggiormente la responsabilità di prendere in mano il timone della tua vita. Ti sarà più semplice ammettere i tuoi fallimenti, scusarti con l'altra persona, cercare di sanare delle ferite che magari tu stesso hai inflitto all'altro ma non te ne sei reso conto, il che non è insolito nelle relazioni sentimentali. Tenderai ad agire piuttosto che sperare. Consiglio numero 3: concentrati sulla qualità piuttosto che la quantità. Sentiamo sempre più spesso dire frasi come: Marco e Sara stanno insieme da 40 anni eppure Paolo e Lucia stanno insieme da 10 anni, ma lui si è comportato così, e chi più ne ha più ne metta. La realtà è che il tempo passato insieme, trascorso insieme a una persona, non conta assolutamente niente. Ora, assolutamente niente non proprio, ma in uno studio sulla soddisfazione coniugale è stato dimostrato che il tempo passato insieme non influiva per niente sulla qualità della relazione. Perché? Beh, la risposta l'abbiamo appena detta, perché è la qualità del tempo trascorso insieme a rendere di qualità la nostra relazione. Perciò quello che voglio dirti è che ti potrà succedere di essere in una relazione sentimentale magari in un momento un po' di stallo. Quindi per quanto la nostra quotidianità insieme all'altro o all'altra è importante, ricordati che non c'è niente di più forte della qualità esperienziale del tempo che passiamo con l'altro, la qualità delle esperienze che trascorriamo insieme. Infatti sono le esperienze di qualità che uniscono le persone, non le esperienze abitudinarie o mondane. Certo, ovviamente una componente è anche occupata da quello, ma quanto pesano rispetto alle altre? Perciò, tornando a bomba all'argomento iniziale, se sei in una situazione di stallo, cerca di dare qualità al tempo che trascorri insieme al tuo partner, ad esempio portando innovazione, portando esperienze di un tipo differente che non avevate mai provato prima. Sì, so cosa stai pensando, anche di tipo sessuale, ma è soltanto uno dei tantissimi esempi che si potrebbero fare. Ultimo consiglio, citando lo psicologo Luca Mazzucchelli, che personalmente stimo davvero tanto: se vuoi di più, diventa di più. Questo è per farti capire che spesso non sono gli altri a dover cambiare o non siamo noi a dover imporre su di loro un determinato cambiamento, perché spesso quel cambiamento dovremo farlo noi. Giovani esploratori della mente, per questo video abbiamo finito. Abbiamo imparato i 4 consigli per migliorare la nostra relazione sentimentale. Per fare un recap, li ridiciamo: persegui i tuoi obiettivi, sposta il tuo locus of control da esterno a interno, concentrati sulla qualità e non sulla quantità del tempo trascorso insieme. E infine, se vuoi di più, diventa di più. Se questo video ti è stato utile, fammelo sapere con un bel mi piace, commenta con la tua esperienza personale sul tema, iscriviti al canale e noi ci vediamo come sempre alla prossima pillola psicologica.